in primo piano l'emergenza Covid-19. Dopo 5 settimane di crescita in Italia diminuisce l'indice di trasmissibilità medio calcolato sui casi sintomatici. È stato pari allo 0,97%. Intanto in Abruzzo si registrano 318 nuovi casi positivi di età compresa tra 6 mesi e 101 anni e altri 17 decessi per Covid. Intanto a Pescara si è concluso lo screening di massa tra la popolazione. In 10 giorni sono stati eseguiti circa 20.000 tamponi antigenici e sono 83, pari allo 0,43%, qui dicevo solo 83, hanno dato esito positivo. Ma per tutti i dati aggiornati riguardanti il report della regione, quello di oggi, ci colleghiamo in diretta con la collega Anna Di Giorgio che si trova a Pescara in una location particolare. Buonasera Anna, la linea a te. Sì, Gigliola, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Prendiamo la linea in questo momento con la telecamera di Diego Martelli dal Ponte Flaiano di Pescara per aggiornarvi sui dati relativi al contagio da Covid-19 per questa emergenza sanitaria. Il bollettino è quello di oggi, venerdì 22 gennaio 2021. E allora vi diciamo subito che nel bollettino di oggi si contano 318 nuovi casi di positivi al Covid-19 di età compresa tra 6 mesi e 101 anni su 9.312 test, di cui 4.111 sono tamponi molecolari, 5.201 sono test antigenici. La percentuale dei positivi è pari al 3,4%. Di questi 318 casi, diciamo che 42 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 113 fanno riferimento a quella di Chieti, 123 a quella di Pescara e 41 alla provincia di Teramo, mentre c'è un positivo che risiede fuori regione. Va aggiornato purtroppo anche il bollettino dei decessi, che oggi sono 17 in più. 8 di questi fanno riferimento ai decessi dei giorni scorsi, ma sono stati comunicati soltanto oggi alla regione. I 17 deceduti di oggi hanno un'età compresa tra 61 e 91 anni. Poi ci sono 462 dimessi guariti in più e dunque il totale degli attualmente positivi è pari a 10.499, cioè meno 161.